Ragazzi, e niente, lasciate stare tutte cose che stanno dietro, vabbè, questo è tutto il regalo che ho avuto da parenti. E niente, questo è il mio gatto, Sunny, se non vuoi andare perché ha fame, ma fatti i cattivi oggi. Comunque, io mi preparo per andare a vedere lo show della CEW, non so parlare l'inglese, comunque, Superior Italian Wrestling, e niente, parto. Per andare a Bari, per poi prendere il bus per andare a Roma, che da Roma c'è lo scalo di 2 ore e 25, quindi IRL di 2 ore a Roma, e poi all'1 e un quarto parto da Roma, dormo un po', arrivo a Pisa, prendo il B&B a Pisa e vado a dormire. Per andare a Colle Salvetti ci posso andare, che ci sono più orari di sabato. Al ritorno diciamo che dopo il show di wrestling, dove vedere sempre sei amici, i fan che ho conosciuto anche grazie a Cerbero, mi rivengono a prendere, spero. Altrimenti faccio after alle 5 del mattino per andare poi a Livorno e da Livorno poi me ne vado alle 6 qualcosa a Pisa, dormo 3 ore, lascio i bimbi. Spero non mi succeda questa cosa. Raga, sono appena arrivato a Bari, cioè sono arrivato almeno una decina di minuti fa e sto aspettando il bus per Xbus. E niente, poi da là vado a prenderlo, come si dice? Vado a prendere il bus per Xbus. Devo fare lo scalo a Roma e da Roma poi andrò a Pisa. Però spero poi di riuscire a ritornare da Colle Salvetti e ritornare a Pisa, se no col cavolo che torno in Puglia. Vabbè. Come da vada, poi uscirò qualche scena di qualche paesaggio verso Roma. Poi non so se mi addormento nel bus e quindi su diretto per Pisa, non so se riesco a fare qualcosa. Ci si vede dopo. Comunque, sono venuti i controllori dopo non so quanto tempo che non torno, finalmente. Ah, oh, i controllori, era ora. Ragazzi, sono appena arrivato al Grill e niente, sto aspettando che ovviamente tra un po' si riparte diretto verso Pisa, io verso Pisa, non so gli altri dove andranno. Ci vediamo tra poco. Spero questo video almeno Maurizio Maurizio lo vedrà. Non lo vedrà, ma spero lo vedrà. Ragazzi, sto fermo l'altro autogrill, però non ho preso nulla. E niente, sono stanchissimo, ho le ossa distrutte. Stavo vedendo se era acceso il microfono. E spero non, cioè, ho un dolore alla schiena e spero non ci siano poi problemi, pure dolore all'occhio, ma vabbè, quello è un discorso. Ci vediamo poi nell'albergo. Se mi dite che non porto content, non porto contenuto su YouTube, vi blocca tutto. Sto scherzando. Raga, sono appena arrivato a Pisa, mi devo fare un paio di metri. Sono tutto con doppio zaino, quello grosso e quello piccolo. Ho il dolore alla schiena, ma vabbè, quello è un discorso. E niente, sto, come posso dire, aspettando che vada e apra il B&B, così vado a riposare e poi si va con le salvatte. Spero di Dio di trovare qualcuno che mi dà un passaggio di nuovo per Pisa, perché non so se i fan ci sono, cioè i miei due amici, cioè che adesso i fan sono amici, spero sono ancora disponibili, altrimenti faccio after, prendo per le 5 il bus per Livorno e da Livorno me ne torno a Pisa con quello delle 6 qualcosa, sono da 2 ore nel B&B e me ne vado via poi dal B&B. Vabbè. Ci si vede poi quando sto nel B&B. Raga, e niente, sono arrivato nel B&B e mi hanno fatto trovare una cosa nel B&B che, e niente, il B&B che ci andai, qua vabbè, l'acqua, ci sta, sopra stanno a fare lavori. E raga, mi hanno fatto trovare il succo di frutta, addirittura la pesca,
Anche se era la pera gli avrei dato un po' di meno, comunque dai, fatti gli scherzi. Sono in bimbi, riposo, devo riposare, devo svegliarmi alle 13, però sono un po' stanco, per 14 cerco di finire tutto, sempre se riesco, così poi per le 15 qualcosa prendo il bus, vado con le salvetti, mi sto un bel po', faccio una bella live RL con gli Artica, un paio di ore, e poi fum, si va allo show. Però tuttora gli amici non mi hanno detto, non mi hanno dato conferma per ritornare a Pisa. Ho una piccola preoccupazione, ma del resto non per il cazzo là, e si sa già che se da un video vuoi una cosa la ottiene. Niente, mi cerco di farmi accompagnare a Pisa da qualcuno di là, o a rompere il cazzo a qualche wrestler, chi lo sa. Comunque ci vediamo tra un po', raga. Io vado a vedere, vado con le salvetti, alle 8:30 apre il, per andare dentro, quindi io sto là prima delle 8:30, faccio un po' la URL con le salvetti e niente, spero di trovare qualcuno che poi dalla mi riaccompagni a Pisa. Spero di non fare after, altrimenti pazienza. Alle 5 poi prendo, no, alle 7 prendo il bus per andare a Livorno, e da Livorno alle 7:45, 7, vabbè, alle 8 qualcosa sta per Pisa, da arrivo alle 8:30, sto qua per le 9 circa, ho un'ora di sonno e un'ora e due ore per lasciare la stanza, il top. Raga, sono con le salvetti, però c'è un piccolo problema, piccolo se così si fa per dire. Davvero mi dovrei fare tutte queste scale? Cioè, è su. Fare un po' di sport. Abu, ci vediamo tra un po'. Spero di riuscire a ritornare a Pisa. Ho paura. Raga, vi ricordate la sette che ho fatto? Beh, adesso la devo scendere, perché la Via dei Colle si trova da quel lato, invece io sono salito. Mi sono fatto i squat a gratis. Cioè, nel senso, cioè io mi devo rifare tutta questa via, ragazzi. Cioè, giù. Ma stiamo scherzando. Riempie il cuore, mi fa enormemente piacere sentirvi così pronti, così carichi per questo grande show della SIW Wrestling. Io sono Jim e vi garantisco che questa sera gli atleti migliori d'Italia si esibiscono qui davanti a voi. Stasera vedrete un letter match, 7 atleti si daranno battaglia per un contratto che garantisce un'opportunità a qualsiasi titolo SIW.
ricordate quello che è successo un po' di giorni fa. Una cosa incresciosa. Il Beer Club, in un attacco, diciamo, a dir poco leale, ha rubato il titolo Wild a Ivan Blake. Friendly match.
Ragazzi, sono appena tornato circa un quarto d'ora fa e niente, meno male ho trovato uno che mi ha dato un passaggio a Pisa, uno da Brescia. Anziché andarsi diretto per Brescia, ho detto: per caso potreste accompagnarmi a Pisa se è subito? Ho detto sì, quindi si ritorna a casa senza problemi e lo devo ringraziare molto a questo. E detto ciò, il fatto è che sono stanco e voglio andare a dormire, perché nel bus ho dormito poco e stamattina ho dormito malapena 4 ore. Fate due calcoli che mi sono fatto 1000 km, 14 ore, tra cui sì o no forse 2 ore di sonno in bus, con uno che ogni volta che si svegliava o si addormentava mi dava le bracciate, mi arrivava una clothesline in faccia ogni tanto. Vabbè, ve la racconterò su Twitch meglio. E comunque, a parte questo, niente, vado a dormire. Domani vado un po' in giro a Pisa, forse faccio una IRL, non lo so. A parte che avrò l'ambaradam tutta addosso, sarà un po' stanchevole fare la IRL, ma del resto ok. Comunque ci vediamo tra un po', di sicuro mentre ritorno per Bari, quindi a qualche autogrill che farò qualche altro mini video. Ci vediamo tra un po'. Comunque mi sono divertito, per chi non vede la SIW, vabbè, Super Italian Wrestling, non so parlare inglese, chiedo scusa, cioè non vi spoilerò nulla, andate a vedere, abbonatevi al loro canale Twitch e vedete i match che sono stati fatti. Sono cose fuori dal normale, forse sono pure apparso nel loro live, nel loro video, quindi io vi consiglio di andare a vederlo, poi sta a voi. Comunque ci vediamo tra un po', raga. Mi sono svegliato una mezz'oretta fa e ho ancora una ventina di minuti prima di lasciare B&B. Me ne vado un po' in giro, non credo di poter fare la IRL, se magari mette a fuoco, ok. Non credo di fare IRL, visto che tengo lo zainetto piccolo più lo zainetto grande, e quindi quando mi muovo di un lato, perché purtroppo fa peso e quindi sbilancio e non riesco a stare comodo, quindi me ne andrò direttamente alla fermata dei bus. Però ho visto lo show di wrestling, sono venuto qua per vedere lo show di wrestling, che più per la IRL. E niente, ci vediamo di sicuro in qualche cosa di autogrill e poi a casa. Ragazzi, mo aspetto di mangiare. Tutto in baradam non mi costerà tantissimo, però vabbè, mangerò una tagliata da 100 grammi e una pizza. Almeno così rifucillo tutto ciò che non ho mangiato ieri, perché ieri ho mangiato zero e quindi oggi mi ricarico tutto. Ragazzi, sto aspettando il bus, tra un'oretta dovrebbe arrivare, cioè meno di un'oretta, però vabbè, mettiamo che ci vuole un'oretta. E niente, sto tranquillamente aspettando e sto seduto, sempre, nemmeno avete presente quei barboni che stanno a chiedere cose così, sempre, ovviamente hanno visto che sono un turista per un giorno, visto, vabbè, anche se non è la prima volta. Di qualcuno di sicuro si sarà triggerato che avrò fatto una foto di merda alla torre, se magari mette a fuoco, ecco, e mette a fuoco, okay. Si triggerà per la cosa del, come posso dire, della torre fatta la cazzo, però a gennaio ne feci un'altra ed erano migliori, quindi quando ho tempo vado a cercare quelle foto che feci a gennaio, le caricherò su Instagram, non saranno soltanto quelle due a essere caricate, state tranquilli, forse avrò già caricate. Come vada, ho fatto altre foto migliori di quelle, soltanto che ero un po' indaffarato, visto che tenevo queste due cose e poi soprattutto camminavo di lato, mi sono fatto un chilometro e due circa dal dove stavo per venire alla stazione, quindi un chilometro e due con un peso addosso non è molto facile, figuratevi a fare un selfie
che tenevi la borsa a sinistra e col sinistro fai selfie, perché col destro non sono bravo a fare le foto, col sinistro sì, però vabbè. Comunque, come vada vada, non sono un mancino, cioè col sinistro riesco a fare bene i selfie, con il destro invece solo i selfie con le persone, però se devo fare un selfie tra me e un oggetto, con la sinistra mi trovo meglio. Detto ciò, vado, e che tra un po' dovrei partire, ci sarà qualche altro mini vlog all'autogrill e poi ritorno da Bari o mentre me ne ritorno a casa. Raga, sono finalmente a casa. Mamma mia che stanchezza. La cosa bella è che oggi è lunedì, sono le 7:30, sono arrivato a Bari alle 5, poi vabbè, meno male stavo in bar aperto a quell'ora, inizio con bar aperto alle 5, solo messa nelle stazioni di servizio sono aperto a quell'ora. Niente, ho comprato un cappuccino, ho scorreggiato un po' perché intolleranza lattosio, e un cornetto. E niente, meno male, stavo col bar aperto, ho aspettato un 45 minuti dentro. Ora sì, 5 ho preso il pullman e 7:20 sono arrivato a Sant'Eramo. Sono stanchissimo, mi sono divertito però. E se non basta la pena farmi 14 ore all'andata e 12 ore e mezza al ritorno. Anche se a Roma diciamo che ho incontrato di nuovo quel tizio che aveva tentato di rubare la borsa, mi sa che l'ho incontrato e mi ha chiesto dei soldi, io mi sono rifiutato e mi ha insultato. Meno male non ha tentato di prendermi la borsa, se no avrei chiamato, l'avrei fermata e avrei fatto arrestare. Vabbè. Niente, grazie a tutti il supporto, grazie a chi ha visto questo mini video, oddio. E grazie a tutte le persone che sono divertiti mentre ho fatto gli arrelli con le salvette. Ringrazio il ragazzo che ora ho l'Alzheimer e quindi non mi ricordo il nome, però uscirà scritto sotto in descrizione il nome del ragazzo per avermi riaccompagnato a Pisa. Però porca miseria, non ti mette fuori fuoco. Che stanchezza. Ho dormito solo 4 ore totali di tutto il bus. Minchia, domenica delle 17:20 sono arrivato ora a Sant'Eramo, ma ne basta la pena. Ci si vede in un altro video. Il mercoledì parto per andare al Cebra per il lupus, quindi nemmeno il tempo di riposare che già mercoledì ci parto. Ciao! Vi ricordo di mettere like, iscriverti e condividere con i vostri amici. E se avete Amazon Prime potete abbonare al mio canale Twitch oppure pagando 4 euro. Link in descrizione del mio canale Twitch. Però smetti di andare fuori fuoco. Grazie. Ciao. Ciao.